Daniela, Bologna, vai. Sì, buonasera, mi sente? Adesso sì, vai. Mi sente? Sì, adesso sì. Ok, buonasera. Ascolti, io volevo fare un intervento a proposito dell'adozione di bambini da parte di coppie gay. E come mai? Che è successo di nuovo? Perché dissento fortemente sulla cosa. Sì, e ma quindi... perché ti è venuta in mente questa cosa? Perché ci pensavo e quindi volevo fare un intervento. Ci voleva condividere. Vabbè, allora... mi sembra giusto. Niente, io dissento fortemente sulla cosa. Dissenti, vabbè, non è rilevante che dissenti. È fortemente innaturale, in quanto la natura vuole dell'altro, vuole che un bambino nasce da un uomo e di una donna. Vabbè, allora dopo questa banalizzazione, dopo questa banalità totale? Scusi, perché lei la definisce una banalità? Lei ha sì, vabbè, ragazzi, però parliamo di una cosa concreta. Siccome non è nelle cose di attualità, o ci dici una cosa di originale, oppure il fatto che tu sei contro l'adozione uomo da parte di coppie omosessuali, insomma, lascia il tempo che trova. Scusi, ma per lei l'originalità dove risiede? Vabbè, niente, non c'è niente da fare. Allora, dunque, tu sei contro l'adozione da parte dei gay. Poi, andiamo avanti. Sì, le volevo fare una domanda. Lei ha figli? Sì, io ho una figlia, sì. Ecco, bene. Quindi l'originalità dove sarebbe? Mi faccia capire. Sono io che faccio, amica mia, sono io che faccio le domande. Allora, al limite sono io che faccio le domande. No, io ho una figlia, dunque... posso fare anche io, visto che è una radio libera. Dunque, sì, ma lei può fare quello che vuole, dimmi. Allora, lei è contro... ma è sicuro che posso fare quello che voglio, sì, ovvio. Che posso... Lei è contro l'adozione... Non me lo deve dire lei. No, ma certo, lei è contro l'adozione gay. Poi? Tu conosci il popolo di Lot? Poi? Conosci il popolo di Lot, Corciani? Ma di chi con chi sto parlando? Di Lot, il popolo chi di è Lot. Questa? Il popolo di? Lot. Lot no, il popolo di... Il popolo di Lot, non so chi c'è sia. È un episodio biblico. È un episodio biblico. Bene, allora... lo conosci? Ma lei chi è, scusa? Non solo biblico. Ma lei chi è? Lei chi è? Io sono il marito di Daniela. Il marito di Daniela, che ha preso il telefono di Daniela. Bene, come si chiama lei? Come si chiama lei? Io mi chiamo Alan. Alan, bene. Alan, cosa ci vuoi dire, Alan? Dimmi. Musulmano. Sei musulmano, bene. Tu conosci il popolo di Lot? No, non conosci? No, ripeto per l'ennesima volta, non lo conosco, lo conosce Parenze. Dunque, lo conosce Parenze. No, chiunque lo conosce, perché l'Antico Testamento io è la storia del nipote di Abramo. Che cazzo vuoi da me? Non lo conosco. Vabbè, è una roba che conosci chiunque. Perché hanno fatto il popolo di Lot? Perché erano froci? Non ho capito bene. Si riferisce bene, all'episodio di Sodoma e Gomorra. Beh, è un ottimo, episodio della sì, Bibbia, dai, non è difficile. Dunque, sai che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? Il castigo divina gli ha tolti dalla faccia della terra. Sì. Perché uomini andavano con gli uomini e donne andavano con le donne. E dunque? E dunque faremo quella fine lì. Se lei dà ancora man forte a questi froci. Beh. Questo secondo il Corano, però scusi, perché secondo il Corano. Aspetta, allora, è molto chiara la cosa. Il signor musulmano, i musulmani, però devi spiegare perché. Aspetta, no, ma lascia perdere la spiegazione. I musulmani credono che Lot sia uno dei profeti, a differenza degli ebrei e dei cristiani, no? Sì. E l'episodio si riferisce a che cosa? A Sodoma e Gomorra, quando Dio castigò il popolo che facevano pratiche appunto sodomite, quindi lui fa riferimento a quella roba lì. Lui è musulmano e pensa che debba essere il castigo divino. Questo ho capito io. Scusa, Alan, tu pensi che i frosci vadano dunque eliminati? No, eliminati, curati magari. Curati. Se non vogliono essere curati, non gli daremo tutti questi diritti che lei vuole dare. Adottare i figli, capito? Fare tutta quella schifezza in giro in mezzo a questa società. Sì, scusi, lei è sposato con la signora Daniela, dunque avete un matrimonio, è diventata musulmana anche la signora Daniela oppure no? Guarda, lei è tornata nell'Islam come sono tornato anch'io nell'Islam. Ah, ma perché tu sei, in realtà non sei musulmano convertito? E sono tornato nell'Islam. Beh, sei tornato. No, perché nell'Islam si dice tornare. No, io non sono nato nell'Islam. Non sono nato nell'Islam. Sai cosa vuol dire essere musulmano, Parenzo? Io sono nato per i cazzi miei, amico mio, non nell'Islam, capito? Sono nato Giuseppe Cruciani sull'anagrafe, non c'è scritto Islam. Il tuo problema sei come la Sant'Anché. Quando parlo degli altri. Che c'entra la Sant'Anché adesso? Che c'entra la Sant'Anché? Alan, tu sei un convertito, giusto? Tu sei un convertito. No, non mi sono convertito, sono tornato. Vabbè, sono nato. Allora, perché per l'Islam non esiste la conversione, esiste sottomessa le regole sì, di Dio. Sì, ma ho capito benissimo. Sei tornato nell'Islam, benissimo. No, lo dico per chi ascolta. No, 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 sei tornato perché secondo la tua concezione, secondo l'Islam tutti sono musulmani, quindi a un certo punto abbandonano, uno ritorna. Grande io questo apertura, non lo credo. Grande apertura. Infatti loro la religione di grande apertura. Ma non lo so, pure ovvio. Ovvio che è grande apertura l'Islam, perché lei non sa niente dall'Islam. Sì, una religione, guarda, di una grande tolleranza l'Islam, è conosciuta proprio certo, per questo, di una grandissima tolleranza, certo. Soprattutto...
soprattutto dopo quello che hai detto adesso. In tutti i paesi arabi, sì, e troverai tutte le chiese ovunque, le sinagoghe ovunque, beh, e tutti possono pregare. Sì, guarda, diciamo, c'è un paese libero, c'è il tuo paese Italia. Ma sei in Arabia Saudita, non trovi la sinagoga, ma non importa. Addirittura, beh, di chiamare la preghiera da un minareto, che voi, tra parentesi, la Costituzione italiana dice, sì, caro Parenzo, libertà di culto. Certo, io sono a favore della libertà di culto. Hai dissento capito, sul fatto che in Siria senti, in mi fai Siria, parlare invece della in Siria con Alan, che è meglio. Allora Alan, scusami un attimo, perché parli io di ti ascolto, vedi che io ti ascolto. Allora, vedi? i froci no, vanno curati, hai detto, giusto? Vanno certo. curati. Come vanno certo. curati? Come certo. Come, certo. come vanno curati? Certo, da certo. un psicologo, da qualcuno. Non lo so, anche con delle vanno curati, con, sì. con delle siringhe, con delle pasticche, con qualcosa. Che dici? Chiaro, ci sono delle terapie. Delle terapie per curarli, questo certo. l'Islam. L'Islam, l'apertura ma non dell'Islam. L'Islam, questo qua. No, l'Islam, il signor convertito all'Islam, quello che è tornato all'Islam, Alan. Anche tua moglie la pensa così, Alan? Non puoi trasmettere la tua idea sugli altri. Io non sono convertito. Sono tornato. Sei tornato, bene. Mettilo come un orecchino nel tuo orecchio. Non sei tornato, amico mio, non sei tornato all'Islam. No, sono tornato. Non sei tornato. Non no, sei. Sono tornato. Ti sei convertito all'Islam. No. Non so per quali motivi, per quali oscuri motivi. No. Non sono convertito. Ma quante volte preghi? Quante volte preghi al giorno? Cinque volte al giorno. Bene, la prossima che ho il suo costo il paradiso, la prossima che ora è? La prossima, sì, alle 8:10 minuti. Alle 8:10 possiamo collegarci per sentire la preghiera in diretta o no? Perché no? Perché no? Alle 8:10 ti richiamo, ok? Preghiera in diretta dell'Isa. Ma è interessante questa cosa, voglio capire. Ma non ti sto prendendo in giro, Voglio capire come. Ma è semplice, lui stenderà un tappetino. No, voglio sentire verso in diretta. La Mecca, voglio sentire e farà in diretta la sua preghiera, il 25 giusto? aprile, la preghiera di uno che è tornato. Ho detto bene, Alan? Ringrazio Allah, sì, ringrazio Allah che mi ha salvato. Bene, allora alle 8:10 ti richiamo al tuo io cellulare. Spero che ti salverà anche a te un vabbè, giorno. Ma adesso ma questo no, non ho bisogno. Non lo salva, fermola, no, ti richiamo alle 8:10. Di una parola nei confronti dei gay. Che vuoi scusa, dire? Scusami, Crociani, sì. perché non voglio vederti insieme a me in paradiso? Tanto questa, la vita terrena, è un passaggio. Sì, d'accordo, ma tu, a te ti piace inchiappettare tua moglie? No, assolutamente no. No, cioè tu sodomia non pratichi? Assolutamente no. È un peccato? Certo, perché io non questo sono l'Islam, una bestia. L'Islam, io non sono una... un essere umano. Ah, perché chi si inchiappetta sono bestie. Ovviamente, da noi si dice nel buco della merda ci va solo col badile. Signor Islam, mamma mia, questo che è l'Islam. A tra poco, ti chiamo alle 8:10. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Intanto abbiamo l'islamico da Bologna. Daniela. Sì, sono il tizio di Bologna. Vai, Alan, hai iniziato mi hai chiamato il tizio di Bologna musulmano. Alan, hai iniziato la preghiera o no? Ciao, pallino. Hai iniziato la preghiera o no? Te. Sì, ho pregato già. Vuoi sentire come si prega? Fammi sentire una preghiera all'Islam, dai. Allora, intanto si fa il richiamo alla preghiera. Sì, come si fa? E si dice con un canto, si dice, ascolta. Dimmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vuol dire Dio è grande, sì, questo Dio so. È grande. Sì, poi? Ashhadu an la ilaha illallah. Testimonio che esiste solo un unico Dio, poi? Dio di tutti. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vuol dire testimonio che Muhammad il suo profeta messaggero. Poi? E poi si dice Hayya ala salah, Hayya ala salah. Venite a pregare due volte. Sì. Hayya ala falah. Poi? Hayya ala falah. Andate a vivere, poi si dice Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, vuol dire Dio è grande, Dio è grande, esiste solo un Dio di tutti. Bene. Questo è il richiamo per la preghiera. Senti, ma la donna com'è considerata nella tua concezione? La donna è la dolce metà dell'uomo.
la dolce metà dell'uomo. Questo è una cosa banale, ma per esempio, secondo te può guidare la donna? Sai cosa dice il profeta Muhammad? Cosa deve fare? Cosa deve fare la donna? Secondo te può guidare, per la esempio? La donna può fare tutto quello che fa, sì, l'uomo. Sicuramente è così. Infatti in molti paesi lei è così. Sta parlando della società dell'Arabia Saudita, signor Crociani, sì, o dell'Islam? Dell'Islam in generale, dove no, la donna... caro. No, caro, no, lei, caro. Lei non no. è afferrato in materia. Sono lei afferratissimo, sono afferratissimo, sono afferratissimo. No, 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 perché se lei mi dice la donna può guidare, sì, io le dico la donna può guidare, sì, però se mi parli della società tribale, sì, dell'Arabia Saudita... Cos'è che non può fare? Cos'è che non può fare la donna, secondo te? Eh? Cos'è che non può fare la donna? Per esempio, può non tradire... Non può tradire l'uomo. Non può tradire l'uomo. Non può tradire l'uomo. Se tradisce l'uomo... Non può farti cornuto. E se tu invece tradisci l'uomo? Assolutamente. Assolutamente? Non può neanche l'uomo. Ma se la donna tradisce l'uomo, che succede? Uguale, sia l'uomo che la donna. Va, se è sposata, va punito, l'adulterio va punito. Certo. 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 Questo io non capisco perché, non capisco. Se tu non hai donna, perché non ti divorzi? Non ho capito. E dunque come deve essere punito? Anche con, che ne so, con delle frustate, col carcere? Cosa? Come deve essere punito? Come ve l'ha voluto Allah? E come? Dio che ha creato tutta l'umanità. Con la lapidazione, come? Sia l'uomo che la donna. Lapidati? Lapidati? Pronto? Alan? Fermi tutti.